Bene, buonasera, ben ritrovati, ci fa piacere essere in qualche modo inglobati nelle vostre attività speciali di questa settimana. Ci auguriamo che sia un dialogo utile ovviamente e di interagire positivamente con quello che state facendo nel resto della scuola. Poche parole sull'incontro di oggi. Che sapete è dedicato alla società civile. Noi abbiamo tutto il ciclo intitolato al rapporto tra società italiana e criminalità organizzate e se ricordate nel primo giorno introducendo avevo richiamato i legami stretti che esistono tra queste due realtà. Le criminalità organizzate sono una parte di questa nostra società, non sono un qualcos'altro, non sono un corpo estraneo, dicevo. E anche oggi, che pure concentriamo l'attenzione sulla società civile, ci piace ovviamente molto questo aggettivo, cioè quella parte di società che reagisce, che si confronta, che costruisce qualcosa in contrasto evidentemente a queste criminalità organizzate. Anche oggi non dobbiamo secondo me dimenticare però questo nesso. La società civile nasce dentro questa società più grande. Peppino Impastato era figlio di un mafioso. Tra le molte belle figure che sono narrate in questo volume di cui discutiamo oggi, non poche sono parte di questa società. Vengono da famiglie legate con la mafia, c'è un ragazzo in particolare, Giuseppe Carini, che per tempo, che viene presentato giustamente in apertura del volume, è di qua e di là, è attratto dall'una e dall'altra realtà. Questo per dire che ovviamente si può cambiare e che si cambia però in prima persona. Mi fermo qui, ma voglio aggiungere un'altra cosa perché la devo dire. Io sono sufficientemente vecchio per aver vissuto quello che avete visto nel film, la vicenda di Peppino Impastato. Ero più vecchio di voi e ricordo benissimo quel giorno, leggendo sul giornale quello che era successo. E i giornali dicevano: ma ha fatto un attentato, chi lo sa, forse qui, forse là. Per noi era chiarissimo quello che era successo, non vi era ombra di dubbio, non abbiamo mai dubitato. E non è questo che vi voglio raccontare, vi voglio solo dire che però una colpa ce l'abbiamo, che ci siamo dimenticati di Peppino Impastato. Il nome c'è sempre rimasto in mente, però ci siamo dimenticati in questo bellissimo film, se vogliamo anche con la sua retorica, ma ha avuto il grandissimo merito, io credo, di raccontare questa storia, di raccontarla a tutti, quindi di restituire a Peppino Impastato tutto quello che lui aveva fatto, che noi appunto avevamo lasciato, forse non capito fino in fondo, forse lo consideravamo anche noi un po' un siciliano in periferia, si occupava di cose non così importanti. Ci abbiamo messo decenni a capirlo, ora per fortuna siamo qui. Veniamo a oggi, abbiamo con noi Bianca Stancanelli, che è una giornalista, qui è una scrittrice, perché questo libro è un libro di cronaca, ma non è un romanzo nel senso della fantasia, ma una capacità, a mio parere, di presentare sia le persone, non solo Don Puglisi, ma anzi, io ho molto apprezzato questo libro per le moltissime altre figure di cui parla. Don Puglisi in qualche modo, non dico che lo conosciamo, però è più facile capire Don Puglisi, anche se è una bellissima persona anche lui, ma le moltissime altre persone che stavano intorno a lui e ugualmente la storia di questo, la realtà di questo quartiere di Palermo che nonostante tutto mi ha molto impressionato. Si pensa sempre di sapere e non si sa mai nulla. Parleremo quindi anche di questo libro, ne parleremo con Davide Pati che è membro della segreteria nazionale di Libera, ma l'abbiamo voluto qui perché dentro Libera si occupa in particolare dei terreni che sono stati sequestrati alla mafia e che come sapete sono dati in parte in uso a cooperative, lo sapete anche perché è capitato già di parlarne nel primo incontro,
e poi avremo qui, spero ci raggiungerà, Don Andrea Vigalli, che tra l'altro qualcuno di voi forse ha già incontrato l'anno scorso, parlavamo di Don Milani, in qualche modo è stato anche un po' l'ispiratore alla lontana di questo ciclo, perché disse ma facciamo qualcosa insieme, non l'abbiamo fatta insieme ma l'abbiamo fatta lo stesso, ed è responsabile toscano di Libera. Cominciamo forse da Bianca Stancanelli che ci racconta questo, perché noi qui l'abbiamo organizzato in modo molto molto libero. Abbiamo detto che parlavamo di un libro e di un film, ma non abbiamo assolutamente imposto che leggessero il libro. Non è un'attività didattica. Quindi qualcuno può aver letto il libro e altri, forse la maggioranza, non lo può. Buonasera, salve a tutti. E, in premessa obbligatoriamente grazie dell'invito all'Istituto Storico della Resistenza, tra l'altro mi inorgoglisce essere invitata la parola resistenza per me ha ancora un suono di grandissimo fascino e evocativo, e grazie al vostro liceo per aver voluto che questo incontro si svolgesse qui e per la vostra ospitalità e per la vostra attenzione. In qualche modo la storia di Don Puglisi, naturalmente non so quanti di voi abbiano letto questo libro o quantomeno abbiano presente la storia. La storia di Don Puglisi è la storia di un parroco che per 3 anni va a occuparsi di una piccolissima chiesa San Gaetano nel quartiere palermitano di Brancaccio. Il quartiere di Brancaccio ha ormai una fama sinistra e in qualche modo suona e risuona anche nella coscienza nazionale. E per qualche strano percorso la storia di Don Puglisi incrocia anche Firenze, perché il quartiere di Brancaccio è il quartiere in cui in quel torno Don Puglisi viene ucciso il 15 settembre del 1993 ed è il giorno in cui compie 56 anni, al culmine di 3 anni di esperienza come parroco del quartiere di Brancaccio. E il quartiere di Brancaccio è a quel tempo dominato dalla figura di alcuni dittatori mafiosi, che sono i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, giovani entrambi, trentenni a quella data, e dei due abbastanza forti in Cosa Nostra, e dei due soprattutto Giuseppe carissimo a Totò Riina, che era allora il capo indiscusso di Cosa Nostra siciliana. I fratelli Graviano sono per mandato sono accolti entro strutture segretissime della mafia, di cui ancora tuttavia noi anche ne sappiamo moltissimo, appunto perché erano molto strette e blindate, ma sono il pezzo di mafia a cui Totò Riina e Bagarella, suo cognato, affidano il compito di portare a termine le stragi sul continente, compresa via dei Georgofili. E dunque il camion dell'esplosivo che verrà usato qui a Firenze per far saltare in aria via dei Georgofili viene da Brancaccio. Gli uomini che guidano quei camion vengono dalla borgata di Brancaccio, sostanzialmente le stesse figure di mafiosi ricorrono nella storia dei Don Puglisi e nella storia delle stragi sul continente, che sono una strategia del tutto inedita nel comune modo di comportarsi di Cosa Nostra fino a quel tempo. Voi sapete che c'è adesso in corso un processo a proposito della trattativa e probabilmente sapete che il nodo delle stragi del 92 e del 93 è un nodo estremamente intricato e ancora non risolto. Da qui anche l'interesse e la forza della domanda che è posta alla base di questo ciclo di incontri, se non capisco male, cioè perché la mafia ha così tanta forza e radici così profonde. Ormai non è più possibile neppure dire in Sicilia o in Calabria o in Campania, bensì in Italia, e perché la politica e la società civile si sono abituate in qualche modo a convivere con questo fenomeno. I 100 passi è da questo punto di vista un gran film. Io lo vidi allora a Palermo, ero a Palermo perché
sono giornalista e sono giornalista a Panorama, ma ovviamente il lavoro del giornalista non ti dà il tempo e il modo di occuparsi, di fare dei libri, diciamo. Salvo che per fortuna noi avevamo uno strumento che si chiama aggiornamento professionale, 2 mesi ti tiravi fuori dal lavoro ordinario e potevi andare a seguire le cose di tuo interesse. E così nel 2000 io andai a Palermo per approfondire la storia di Don Puglisi. E in quell'occasione uscì Le 100 passi e lo vidi in un cinema di periferia, diciamo mezza strada tra Palermo e Cinisi. E c'erano lì moltissimi ragazzi come voi. E il film ha una grande forza, perché questi ragazzi, pur essendo palermitani, sapevano quasi nulla, su questo lei ha molta ragione, di Peppino Impastato, e molti di loro alla fine del film piangevano, profondamente scossi e coinvolti dalla storia. Forse su Peppino Impastato è anche più semplice, perché si tratta di un ragazzo e quindi era più vicina la storia. Comunque mi colpì molto la capacità di un regista non siciliano di cogliere così bene il nodo della questione e di raccontarlo con tanta forza. Anche sulla storia di Don Puglisi è stato fatto un film che si intitola La luce del sole di Roberto Faenza. E la storia di Don Puglisi rischiava anche questa di essere una storia avviata su un binario di dimenticanza. Ed è invece una storia importante. Ed è importante ai fini del discorso che voi fate, ai fini delle domande che voi vi ponete, cioè perché la mafia, perché la convivenza con la mafia e perché questo fenomeno. Giovanni Falcone disse una volta: la mafia è un fatto umano, come tutti i fatti umani, ha avuto una fine e ha avuto un inizio e avrà una fine. Però questa fine, francamente, al momento presente non si intravede, non solo per Cosa Nostra siciliana, ma per il complesso delle mafie. Se voi fate conto che un luogo così profondamente degradato come oggi il Mezzogiorno d'Italia ha prodotto tuttavia alcuni dei fenomeni criminali più forti, non in Italia, al mondo. Cosa Nostra, l'Andrangheta, che al momento è tra le principali organizzazioni criminali del mondo, la Camorra stessa. L'anno scorso il presidente Obama disse che in America avrebbero vietato l'ingresso di taluna persona legata alla Camorra e soprattutto dei capitali camorristi, perché li sentivano come una minaccia all'economia americana. Pensate, quindi appunto questo luogo, no? Il Mezzogiorno d'Italia, che non ha avuto la forza di proiettarsi nella modernità dello sviluppo e che tuttavia ha creato questi fenomeni criminali micidiali e che paiono inestinguibili. Come mai e perché? C'è un rapporto, peraltro, tra il fatto stesso che il Mezzogiorno sia rimasto un luogo arretrato, col passare del tempo più arretrato che mai nel confronto con il resto d'Italia e d'Europa, e c'è un rapporto tra questo e il fatto che lì si siano non solo formate, ma si siano rafforzate queste organizzazioni criminali. Una persona che per esempio pensava che tra i due fatti esistesse un rapporto era Don Puglisi. Vi vorrei rapidamente dire il personaggio. Don Puglisi arriva a Brancaccio, che è il quartiere nel quale è nato, essendo palermitano, come parroco della chiesetta di San Gaetano, all'età di 53 anni. Non è un prete da nulla, e non è un piccolo parroco come si sarebbe tentati di pensare. È un personaggio che nella chiesa palermitana, e non solo palermitana, ha una sua consistente carriera, diciamo, alle spalle. Cioè è l'assistente universitario dei ragazzi della FUCI, cioè gli universitari cattolici, è il direttore del centro diocesano delle vocazioni, ha un ruolo nazionale, nel centro nazionale delle vocazioni. Ed è il professore di religione di generazioni di palermitani in un prestigioso liceo che si trova accanto alla cattedrale di Palermo. Cioè è una persona con un curriculum particolarmente prestigioso.
però è anche per una parte una persona buona, dico con esitazione questo aggettivo che normalmente viene accompagnato da qualche sogghignetto, non siamo abituati alla bontà, ci pare una forma di debolezza dell'essere umano, invece lui è un uomo buono. È un uomo buono ed è un uomo che ha passione per quello che fa e per le persone, per quello che fa. Quindi a Brancaccio, cioè questa parrocchietta, questa chiesetta di San Gaetano, che nessuno va ad aprire per la ragione elementare che Brancaccio è un quartiere spaventoso. Il libro in qualche modo trasmette forse questa realtà. È un quartiere spaventoso perché stiamo parlando della fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, e negli anni 80 Brancaccio è stato uno dei teatri più sanguinosi della guerra di mafia. È un quartiere di vecchia, radicata, antica mafia, è un posto nel quale durante la guerra di mafia, cioè nei primi anni 80, si sono contati fino a 150 morti, tra morti ammazzati e lupare bianche. Lupare bianche è il particolare modo della mafia di fare sparire una persona senza più farla tornare a casa. E quindi è un posto che fa paura, è un posto dominato da a quel tempo dalla famiglia Graviano, è un posto dove i latitanti camminano tranquillamente e serenamente a qualunque ora del giorno, ed è un posto dunque nel quale perfino i sacerdoti hanno ritegno d'andare. Per cui il cardinale Pappalardo di Palermo convoca Don Puglisi, sapendo che è originario di Brancaccio, e gli chiede questa cortesia, cioè gli chiede di inserire nel numero delle sue moltissime attività quotidiane anche il compito di tenere aperta la chiesetta di San Gaetano, celebrare le messe, il battesimo, eccetera, eccetera, cioè tenere aperto questa piccola frontiera. La chiesa di San Gaetano, a proposito dei 100 passi, si trova peraltro a, non li ho contati, ma pochissimi passi dalla casa dei Graviano, e si trova sulla traiettoria tra la casa dei Graviano e un certo bar che è il luogo di ritrovo non solo dei mafiosi, diciamo così, non perseguiti dalla giustizia in quel momento, ma anche dai latitanti, i quali appunto stanno tranquilli e lì girano. Don Puglisi è una persona di grande cultura, è una persona nella sua povertà, la sua casa trabocca di libri, ed è un grandissimo studioso di filosofia e di psicologia. Ed ha un modo scientifico di affrontare i problemi, per cui arriva a Brancaccio, prima cosa fa una sorta di censimento famiglia per famiglia, cioè vede chi abita dove, con quanti figli, in quale condizione economica, eccetera, eccetera, e comincia a ragionare su come questo posto spaventoso può essere trasformato in un posto più civile. Stiamo parlando non di un attivista politico come era Peppino Impastato, stiamo parlando di un sacerdote, di un religioso, stiamo parlando di un parroco che però prende sul serio il suo mestiere di parroco come persona che si occupa, diciamo così, dell'anima delle persone. In questo quartiere di Brancaccio lui mette a fuoco che c'è intanto una povertà materiale spaventosa, una povertà morale spaventosa, che è una sorta di quartiere senza. Il diacono che affiancò Don Puglisi, che lui chiamò il suo vice parroco, insomma, perché la qualifica non esiste, mi disse, per spiegare la situazione, era talmente un quartiere dove non c'era niente, non c'era neppure la cabina del telefono, che mi pareva comunque una delle icone della modernità. Quindi in questo quartiere dove non c'è nulla, Don Puglisi vuole cominciare a far sì che qualcosa ci sia, e crea questo centro Padre Nostro di fronte alla parrocchia, che deve essere il luogo in cui attirare i bambini e gli adolescenti, perché la sua idea è che intanto perché si rende istantaneamente conto di che cos'è Brancaccio, per dirlo in due parole, Brancaccio è una sorta di laboratorio all'aria aperta per produrre mafia. La mafia ha una sua particolarità, e le organizzazioni mafiose in questo paese hanno la particolarità di essere legate alla politica, questa è
ciò che differenzia le comuni organizzazioni criminali dalla criminalità di tipo mafioso è questo legame con la politica. Questo le rende particolarmente difficili da estirpare. Ma accanto a questo c'è anche una pesante realtà militare della mafia. Si calcola che in tutta la Sicilia, almeno per conti che vennero fatti negli anni 90, ci siano circa 5.000 mafiosi, 5.000 mafiosi militari. Quando parliamo di questi parliamo della mafia militare, la quale mafia militare ha comunque un grande bisogno, come qualunque esercito, di rinnovare i propri ranghi, sostituire intanto quelli che muoiono, quelli che scompaiono, quelli che muoiono ammazzati, quelli che muoiono giovani per altre ragioni. Questa sostituzione deve essere continua e costante, quindi bisogna produrre, come dire, nuovi soldati per la mafia. Brancaccio è uno dei posti in cui per l'appunto la mafia si riproduce, no? Insomma, un laboratorio per produrre nuovi mafiosi, contando appunto su questi bambini che vengono dalle famiglie più povere del quartiere. E Don Puglisi si rende conto che una delle ragioni per cui questi bambini finiscono sotto osservazione della mafia è il fatto che a Brancaccio non c'è una scuola media. Ci sono le scuole elementari, queste scuole elementari producono ogni anno circa 200, buttano, diciamo così, sul mercato dell'istruzione 250 bambini. Questi 250 bambini non hanno una scuola media nel quartiere dove andare, vengono divisi tra 15 istituti scolastici del resto di Palermo, più o meno riescono ad arrabattarsi per andarci nei primi mesi dell'anno, dopodiché a Natale, normalmente con le vacanze di Natale, abbandonano la scuola e restano lì liberi nel quartiere. Laddove succede questo, una parte di questi bambini viene assorbita dall'economia sommersa, diventano garzoni, ragazzini, eccetera, eccetera, subiscono cioè uno sfruttamento da parte degli adulti, portano qualcosa a casa. Un'altra parte di questi bambini vengono messi sotto osservazione dai mafiosi che girano là e vengono, come dire, coltivati. Il termine che si usa a Palermo è coltivati, cioè tutti questi mafiosi che girano nel quartiere di Brancaccio mettono a fuoco quali tra questi ragazzini sono i più svegli, più ardimentosi, più coraggiosi, quelli che promettono meglio, e man mano li attirano all'interno della mafia e man mano li utilizzano, prima per piccole consegne, per esempio di bustine di eroina per quel tempo, poi per il trasporto delle armi da un punto all'altro della città, e poi man mano li fanno crescere e li assorbono all'interno della struttura mafiosa. Questo meccanismo di assorbimento tenta non solo i bambini figli di famiglie povere dove non si sa che cosa portare a pranzo, ma anche giovani di, diciamo, virgolette, buona famiglia, come per l'appunto Giuseppe Carini, che poi diventa uno dei ragazzi più legati a Don Puglisi. Giuseppe Carini è il figlio di un ferroviere, Brancaccio è un quartiere di ferrovieri perché è, diciamo, l'ultima stazione prima della stazione centrale di Palermo, ed è un quartiere di case popolari e di piccola borghesia. E Carini viene da una famiglia, padre ferroviere, la madre di famiglia mafiosa. Lui mi spiega che a Brancaccio una porta sì, una porta no, cioè qualcuno di Cosa Nostra, ed è diviso tra l'esempio del padre, che è una persona onesta, ma, come dire, di inutile onestà, e di timorosa e pavida onestà, e la famiglia della madre, che invece c'è uno zio che è mafioso e che è quello che da quelle parti si chiama un uomo di rispetto, cioè uno che incute timore e uno che ha un suo prestigio nel quartiere. Giuseppe Carini mi spiegherà il mondo diviso in due di Brancaccio, cioè gli uomini che camminano a testa bassa come suo padre perché vedono quello che non devono vedere, sanno quello che non devono sapere
e non possono parlare né di ciò che vedono né di ciò che sanno, e gli uomini invece come suo zio che hanno, camminano a testa alta perché incutono timore a tutti gli altri. E Giuseppe Carini è fondamentale poi ai fini della storia, perché Carini è, diciamo, il personaggio sul quale diventa visibile il lavoro fatto da Don Pino Puglisi. Cioè Carini, quando Don Pino apre questa chiesetta di Brancaccio di San Gaetano, è un universitario, studia medicina, vuole fare il medico ed è fermamente deciso a suscitare l'attenzione di qualche rilevante personaggio mafioso del quartiere per, come dire, essere cooptato all'interno di Cosa Nostra. Al di là delle strutture militari, infatti, c'è molto altro. Il medico, un altro personaggio che figura nella vita di Don Puglisi, è il medico Nangano, che ha un ambulatorio a Brancaccio. Ha un ambulatorio a Brancaccio perché glielo hanno consentito i fratelli Graviano. Una delle caratteristiche del comando di mafia è questo, che la dimensione e l'accesso, diciamo così, alle attività economiche lo dà in un quartiere come Brancaccio la mafia. E dunque Carini sa che le sue fortune come medico, se riuscirà a diventare medico, possono essere molto agevolate dall'aiuto di Cosa Nostra e dei mafiosi. Quando arriva Don Pino Puglisi chiede di incontrare i ragazzi, eccetera, eccetera, incontra anche Carini e ha Carini dà il compito di occuparsi dei bambini di Brancaccio. E man mano questo determinerà un cambiamento profondissimo anche in Giuseppe Carini, perché lui comincerà a frequentare il Centro Padre Nostro, comincerà a frequentare Don Pino, comincerà ad affiancarlo in quella che è la battaglia chiave di Don Pino Puglisi e Brancaccio, che è la battaglia per avere la scuola media. Per avere la scuola media e per averla negli scantinati di un certo palazzo di Via Azzon, in cui ci sono tutti i maggiori traffici della mafia militare di Brancaccio. Su questa battaglia Don Pino Puglisi verrà drasticamente sconfitto. Lui chiederà al comune di aprire la scuola, lo chiederà al provveditorato, lo chiederà alla regione, lo chiederà alla prefettura. Tutta questa sua attività verrà tutta, non arriverà a nulla. La scuola media di Brancaccio verrà aperta 7 anni dopo l'assassinio di Don Pino nel 2000, per il fatto che Don Pino Puglisi è stato ucciso su questa battaglia. Cioè, perché Brancaccio si possa dotare una scuola media c'è stato bisogno che questo parroco morisse. Anche lì, fatto inedito nella storia di Cosa Nostra, perché, che io ricordi, l'unico precedente di sacerdote ammazzato era di un prete della parrocchia di Santa Maria del Gesù, certo frate Giacinto, non della parrocchia del convento, un frate Giacinto che però era assolutamente interno ai giochi mafiosi, tant'è che quando venne ammazzato gli si trovarono una pistola nella stanza e del whisky, e comunque aveva pesanti frequentazioni mafiose. Questo è l'unico precedente. Come parroco nel dopoguerra, diciamo, passato il tempo dell'occupazione delle terre, in cui ci furono gli altri sacerdoti uccisi, ma sulle lotte contadine, Don Pino Puglisi è l'unico parroco ammazzato. Il che ci porta poi al cuore della questione: perché Don Pino Puglisi viene ucciso? Cioè, che potere aveva questo? Perché i fratelli Graviano a un certo punto danno l'ordine di ammazzarlo? E perché viene mobilitata una squadra di 4 persone per andare a sparare a un uomo disarmato, esile, piccolo di statura, e che non era minimamente nelle condizioni di difendersi? In che cosa un parroco nuoceva a Cosa Nostra? Che è poi la molla che mi ha spinto a lavorare su questa storia e poi a scrivere il libro.
morti ammazzati, ogni tanto si distingue tra, si parla dei morti innocenti, no? Come se gli altri fossero colpevoli di qualcosa. Ma insomma, nella lunga teoria dei morti ammazzati, diciamo così più correttamente, sul fronte dell'antimafia in Sicilia, ci sono i giudici, lo sapete, Falcone, Borsellino, Chinnici, i poliziotti, i carabinieri, un medico legale che rifiutò di un medico legale che rifiutò di cambiare una perizia. Cioè ci sono tutta una serie di personaggi che avevano un loro potere minaccioso in qualche modo nei confronti dei mafiosi, o perché li potevano indagare, o perché li potevano condannare, o perché li potevano processare, o perché appunto, come il medico Giacone, potevano, non cambiando una perizia, determinare le condizioni per la condanna di un mafioso. Don Pino Puglisi in realtà non poteva fare assolutamente nulla, tant'è che, ripeto, la sua battaglia centrale, avere la scuola media, non ha avuto alcun riscontro fino alla sua morte. Dunque, perché i fratelli Graviano si sono sentiti minacciati da questo parco? E sostanzialmente, che cosa vuole la mafia al di là dei soldi e del potere, che sono le due mete più evidenti dell'agire mafioso? Don Pino Puglisi era minaccioso perché Don Pino Puglisi stava cambiando le cose, perché il suo lavoro nel quartiere di Brancaccio, fatto tra i ragazzi e i bambini, stava modificando degli atteggiamenti mentali. Don Pino Puglisi era pericoloso perché, lavorando al fianco di Don Pino, occupandosi dei bambini al fianco di Don Pino, uno come Giuseppe Carini non aveva più voglia di diventare mafioso. Aveva voglia di continuare una battaglia per il riscatto del quartiere. Tutta la cosca di Brancaccio che si è occupata della preparazione della sessione del Pino Puglisi è stata arrestata, sono finiti tutti in carcere. Al processo, molti di loro sono diventati collaboratori di giustizia. Al processo, questi collaboratori di giustizia hanno detto che sostanzialmente la ragione dell'ordine di omicidio contro Don Pino era il fatto che lui si portava i bambini con sé, come loro dicono, per non farli cadere, cioè per sottrarli al reclutamento mafioso. E questo è appunto il cuore della questione. Che cosa non vuole la mafia e a che cosa si ribella ostinatamente, che cosa condiziona? Ciò che la mafia non vuole è che le cose cambino. Ciò che la mafia teme più di tutto è il cambiamento. La mafia entra in azione militarmente con campagne di assassinio in ognuno dei momenti in cui la Sicilia o questo paese ha provato a cambiare. Lo ha fatto nell'immediato dopoguerra, quando ci sono stati 45 assassini di sindacalisti e capilega che combattevano contro il latifondo e per la consegna delle terre a chi le lavorava. Lo ha fatto nel passaggio drammatico del 92-93, un passaggio della nostra storia che noi ancora non abbiamo capito fino in fondo. Don Pino è stato ucciso per questo, perché stava battendosi per cambiare le cose e stava riuscendo a farlo. È la stessa ragione per cui è stato ucciso Peppino Impastato, perché anche lui con Radio Out stava cambiando le cose e stava riuscendo a cambiarlo, stava modificando le coscienze. La cosa che più terrorizza la mafia è che in questo paese, in questa Sicilia, in questo Mezzogiorno, in questa Italia, le cose cambino. Quello è la minaccia del pericolo loro. Grazie a Bianca Stancanelli, mi scuso se l'ho invitata e dure tempi, ma siccome poi i ragazzi sicuramente interverranno, torneremo su questi temi, giusto dare spazio anche a loro. La parola ora è a Davide Patri. Nel frattempo, scusate, appunto, come avete visto, è arrivato Don Andrea Galli, che poi farà il suo intervento.
Grazie per l'invito. Come è stato detto, per Libera io mi occupo del tema dei beni confiscati alla mafia. È un tema che per Libera è stato importante sin dall'inizio. Il togliere le ricchezze e i patrimoni dei mafiosi e far diventare quei beni, quei terreni, quelle ville, opportunità di accoglienza, opportunità di servizi, di animazione per i giovani, per gli adulti, opportunità di lavoro anche. E quando l'Associazione Libera nasce nel 1995, nasce nel marzo dell'anno, ma la fiaccola che fece accendere lo spirito di Libera, che oggi è una rete che raggruppa 1600 realtà in tutto il paese, scuole, associazioni, gruppi, cooperative, università, parrocchie, dalla Valle d'Aosta fino a Lampedusa. In tutta Italia, per dire che le varie forme di illegalità, le mafie presentano quelle mille facce del nostro paese oggi. A distanza di alcuni anni dalla nascita di Libera, questa affermazione viene avvalorata da quello che le indagini della magistratura, delle forze di polizia, le inchieste, e quindi quel connubio fra corruzione, fra mafia e criminalità organizzata. Ecco che nel nostro paese Libera ha rappresentato non un'associazione che si aggiunge alle altre, ma proprio quel valore aggiunto del mettersi insieme contro le mafie, ma per la legalità, per costruire percorsi di legalità e di giustizia. Ecco che la società civile organizzata si è impegnata su vari fronti in questi anni. Quella fiaccola è quella fiaccola che ancora è viva, ancora arde, è quella della memoria delle vittime innocenti delle mafie, come Don Pino Puglisi. Quella fiaccola che ancora vive, perché con il nostro impegno dobbiamo contribuire a farla tenere accesa, questa fiaccola, la fiaccola della memoria. Ecco che è importante il lavoro che fa il liceo con l'Istituto Storico della Resistenza per tenere viva quella fiaccola, no? Della memoria. E fare memoria delle vittime delle mafie è stata sin dall'inizio l'impegno costante di Libera. È quello che porterà, lo dirà Don Andrea, il prossimo 16 marzo qui a Firenze, il giorno prima con la veglia e con altre iniziative, il 15 di marzo, quindi 15 e 16 di marzo, qui a Firenze in Toscana, ma il 21 di marzo in tutta Italia, la memoria di quelle vittime delle mafie. Sono quasi più di 800 i nomi che leggiamo ogni anno. In questi 800 nomi ci sono i due sacerdoti, Don Pino Puglisi, 15 settembre del 93, e Don Peppino Diana, a Casal di Principe, il 19 marzo del 1994, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Contesti diversi: Brancaccio, Don Pino Puglisi, Casal di Principe, Don Peppino Diana. Don Peppino Diana, educatore scout, era uno scout, anche lì le stesse ragioni. Lì Don Peppino Diana, la sua memoria venne infangata, perché fu detto che era un problema di donne, con le donne della sua parrocchia,
poi uscì fuori che lui nascondeva le armi della camorra, tutte menzogne per infangare la sua memoria. E la giustizia poi ha accertato il suo lavoro per i giovani, il suo lavoro educativo, così come Don Pino Puglisi a Brancaccio. Ecco che proprio in quei mesi in cui la mafia uccideva questi due sacerdoti, dopo le stragi di Capaci di Via del Medio, dopo le bombe qui a Firenze, a Roma e Milano, nacque l'idea di far nascere una rete associativa a livello nazionale. E quando venne fatta nascere fu importante quell'intuizione di dire: c'è già una legge che prevede di togliere i beni ai mafiosi, la legge del 1982, la legge Rognoni La Torre, la legge fortemente voluta da Pio La Torre, un sindacalista prima, lui aveva a Palermo, a Corleone, aveva preso il posto di Placido Rizzotto, uno di quei sindacalisti che tu citavi prima, ucciso nel dopoguerra. E Pio La Torre aveva preso il suo posto nella Camera del Lavoro di Corleone. Ma Pio La Torre poi si impegnò in politica, a livello nazionale, a livello regionale e a livello nazionale, e volle fortemente quella legge sulla confisca dei beni. Già c'era quindi quell'importante legge che aveva permesso a giudici come Falcone, come Borsellino, a quel pool di Palermo che ebbe come padre Nino Caponnetto, che qui dalla Toscana arrivò in Sicilia dopo l'uccisione del giudice Rocco Chinnici, e quindi portò avanti quel pool di Palermo. E quindi quei sequestri anche ai fratelli Graviano all'epoca, o arrivati a confisca definitiva, o ai prestanomi dei fratelli Graviano, come l'imprenditore Jenna, che lì a Brancaccio aveva costruito un impero, era uno dei maggiori costruttori di Brancaccio. E proprio in quella villa dove Don Pino Puglisi era andato per incontrarlo, ma poi era subito andato via quando l'imprenditore Jenna aveva risposto: e tu che mi dai in cambio? No? Come quello scambio di ridurre i diritti in favori, no? Di ridurre i diritti in favori. E quindi quella villa oggi ci sono i carabinieri in via della Regione Siciliana, è stata utilizzata per finalità istituzionali e non trovate più i mafiosi tutti per loro, ma trovate i carabinieri dove hanno la loro caserma. E quella confisca dei beni e d'uso sociale divenne il motore di tanto impegno nel nostro paese. Furono raccolte più di 1 milione di firme nel 1995, si organizzarono i banchetti in tutta Italia in cui si diceva che bisognava restituire alla comunità, alla collettività, ai cittadini, ai giovani quei beni sottratti illegalmente, frutto di quelle attività illecite, i traffici di droga, gli appalti, tutte le intrallazzi e le complicità, le collusioni, le connivenze con pezzi di politica, di pubblica amministrazione, di economia, di impresa, di libere professioni. Però un dato importante, quello di non generalizzare mai, perché ha un valore educativo non generalizzare mai, non creare confusione, perché in questi 15 anni, questi 17 anni di impegno di una società civile che si è organizzata e ha chiamato alle responsabilità anche uomini della politica, dell'impresa, delle libere professioni, delle istituzioni, a quella responsabilità di dare continuità a un impegno autentico. Noi abbiamo incontrato tanti sindaci, tanti politici, tanti rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, tanti imprenditori, quindi tante persone che hanno un ruolo nel nostro paese,
ruolo istituzionale, che si sono rimboccate le maniche per dire, hanno detto di no, anche a testa alta hanno detto di no, con grande fatica, con grande difficoltà. Quindi è importante, soprattutto in questo momento, dove magari si generalizza tutte le inchieste di corruzione che voi avete sentito in questi mesi, di crisi etica nel nostro paese, è importante non generalizzare. Bisogna naturalmente essere per questo informati, ma soprattutto valorizzare anche il positivo, le esperienze positive che ci sono nel nostro paese. Ed è un valore educativo importante questo, perché non bisogna lasciare spazio alla sfiducia, alla rassegnazione, all'indifferenza, perché le mafie si nutrono anche, sono forti anche per questo, non per, soltanto per quelle collusioni, ma anche per quello che quelle collusioni possono portare nella società, e quindi crisi, sfiducia, come dicevo prima, rassegnazione. E quindi il ruolo della società civile, della scuola, degli insegnanti, degli studenti, di chi ha una responsabilità anche educativa come giornalisti, gli scrittori, è quello di tenere viva quella fiaccola della resistenza. Resistenza significa consapevolezza che il patrimonio, quel positivo che è stato realizzato, costituisce un patrimonio per tutti. Ed è un patrimonio da salvaguardare, sapete? E che dobbiamo difendere con i denti stretti, il positivo che c'è nei territori. Il lavoro che viene fatto con grande silenzio in tutta Italia, in quei quartieri anche difficili, che continuano a esserci, in quelle situazioni di difficoltà, dove le mafie e dove i mafiosi si sente la presenza di quella violenza, di quella sopraffazione. E i beni confiscati, l'uso sociale dei beni confiscati, l'uso istituzionale di questi beni ha permesso di scardinare un po', ma con grande efficacia, il consenso che le mafie hanno, non soltanto il potere economico, e questo è fondamentale, no? Perché togliere i beni ai fratelli Graviano a Brancaccio, togliere i beni a Totorina a Corleone, oppure all'Andrangheta a Reggio Calabria o ai soldi Caporizzuto, o al clan dei Casalesi a Castel di Principe, a Castel Volturno, significa rendere più debole quelle organizzazioni mafiose, e rendere più debole quella capacità di inquinare la politica, di inquinare la pubblica amministrazione, di inquinare l'economia, di estendere le loro attività anche al di fuori dell'Italia, no? Al di fuori dell'Italia. E quindi quella capacità, con l'uso sociale dei beni confiscati, di scardinare questo consenso. Questo consenso che è stato tolto ai mafiosi, perché è stata restituita libertà, dignità in alcuni contesti territoriali. Quella libertà e quella dignità che può permettere di camminare a testa alta quando ti trovi davanti quella famiglia o quel rappresentante di quella famiglia mafiosa. Nel 95, quando furono raccolte le firme, furono raccolte perché spinti da quella profonda motivazione che portava ad un comune impegno più soggetti impegnati nel contrasto alle mafie. La confisca dei beni e l'uso di questi beni permettono di creare, di raggiungere una sintesi, in sintesi, l'impegno di più soggetti nella lotta alle mafie. Per individuare la villa di in via della regione siciliana di Graviano, naturalmente sono state fatte delle indagini da parte della polizia, da parte dei carabinieri, della guardia di finanza, e non sono indagini facili, no? Perché le mafie, proprio per quelle collusioni, per quelle connivenze, si affidano a ragionieri, si affidano a dottori commercialisti, ad avvocati, utilizzano tutti gli strumenti
che il diritto e l'economia da mette a disposizione. E l'imprenditore Jenna era il prestanome dei fratelli di Graviano. E quindi sono state fatte le indagini per sequestrare quella villa. C'è voluto l'impegno di quei giudici di Palermo a confermare quel sequestro, quindi quella confisca, e quindi poi a condannare i fratelli Graviano. C'è stato l'impegno di quell'amministrazione comunale di Palermo, quindi sì, quell'amministrazione comunale, o dello Stato a gestire quella villa, e l'impegno poi di quelle forze di polizia a poterla riutilizzare. Quindi quella restituzione alla collettività, alla comunità, che vede oggi la nascita anche di cooperative che lavorano sui terreni confiscati. Voi conoscete i prodotti che vengono da quelle terre, quell'olio, quel vino, quella pasta. Oggi, sapete, c'è anche la mozzarella di bufala. La mozzarella di bufala che è dedicata proprio a quel caseificio a Castel Volturno, è dedicato proprio a Don Peppino Diana, la mozzarella Don Peppe Diana, proprio per valorizzare quello che l'economia casertana offre, no? Il miglior prodotto, la mozzarella di bufala, un prodotto che è stato sicuramente da quella camorra, è stato quel mercato, è stato condizionato. Avete letto i libri di Saviano su quella presenza della camorra nel traffico di rifiuti nocivi, tossici, e quindi quell'inquinamento di quelle terre che la camorra ha provocato, la diossina, e quindi quel mercato anche della mozzarella che è stato fortemente compromesso da quella camorra che è stata spietata, non ha pensato che quel fare soldi con il traffico di rifiuti avrebbe comportato, no, una lesione della salute delle persone. Quanti tumori ci sono stati accertati, ci sono ancora oggi, di persone, di bambini con malformazioni, proprio per quel traffico di rifiuti tossico e nocivi organizzati dalle organizzazioni mafiose e camorristiche. Quella mozzarella che viene prodotta in un caseificio su un bene confiscato alla camorra, con un latte che proviene da un allevamento biologico in provincia di Caserta, uno dei pochi, è un fatto importante, con dei giovani della provincia di Caserta che hanno partecipato a un bando pubblico per costituire una cooperativa. Oggi quella mozzarella viene commercializzata in tutta Italia, non finiscono di preparare la sera perché la mattina dopo arrivano i nuovi ordini, e quindi un'attività imprenditoriale sana, pulita, che dà lavoro vero agli agricoltori, ai contadini, a quei braccianti agricoli, che prima magari erano costretti a lavorare in nero nelle campagne, senza tutele, senza diritti, e quindi un'economia che vuole affermarsi su alcuni territori, che viene proprio da una buona economia, dall'uso dei beni confiscati. E quindi un modo per dire che si può fare lavoro vero, si può dare lavoro vero in alcuni contesti. Certo non è facile quello che sto dicendo, ma è un impegno che si è preso e che con grande testardaggine tanti giovani, sono più di 100 in Italia che lavorano in quelle cooperative sui terreni confiscati, giovani soci, che poi danno lavoro ad altre centinaia, no, di altre persone, per raccogliere i pomodori, per vendemmiare, per raccogliere le olive, per produrre quei prodotti che voi conoscete. Ecco un modo per dire che per contaminare anche una filiera produttiva, per contaminare positivamente, per restituire dignità, restituire coraggio, restituire quella forza anche ad agricoltori locali che condividono il progetto Libera Terra, terra libera dalle mafie, e quindi dicono io ci sto, e quindi si mettono insieme con quei giovani delle cooperative, producono per fare più pasta, più olio, più vino. Ecco che è un segnale
importante a quelle famiglie mafiose. Quando due anni fa a Isola di Capo Rizzuto, che è un paesino molto bello sulla costiera ionica della Calabria, sotto Crotone, non si riusciva a trovare una mietitrebbia che potesse andare lì sui terreni a mietere l'orzo che era stato seminato e coltivato dalla famiglia dell'Andrangheta degli Arena Isola di Capo Rizzuto. Non si trovava una mietitrebbia, nessun contadino, agricoltore che andava lì due anni fa. E noi avevamo vissuto la stessa situazione 9 anni prima a Cordeone, a San Giuseppe Iato, sui terreni di Rina di Provenzano, dove fu necessario l'intervento dei carabinieri per guidare la mototrebbia. E qui sono arrivati gli uomini e le donne del Corpo Forestale dello Stato a mietere l'orzo degli Arena all'isola di Capo Rizzuto. Poi sono passati 2 anni, in questi 2 anni abbiamo fatto un lavoro con le scuole, con la cittadinanza di Isola di Capo Rizzuto. E non esagero nel dire che si sono scritte pagine di democrazia in quella cittadina, con un bravo sindaco donna, 45 anni, una biologa prestata alla politica, che ha ricevuto tante minacce, gli hanno bruciato la macchina, minacce alle figlie, ma che ancora resiste in quella terra di Calabria, ma che ha avuto attorno i bambini delle scuole primarie di Isola di Capo Rizzuto, che con i loro genitori, con i loro insegnanti, hanno lì realizzato il giardino delle farfalle sui terreni degli Arena di Isola di Capo Rizzuto. E così come in questi giorni 12 giovani stanno completando una formazione per fare lì la cooperativa, per gestire quei 100 ettari di terra. E quindi tanto è cambiato, no? In questi 2 anni risponde a grande risposta positiva. E quindi quando si è insieme si può cambiare. E Don Pino Podisti lo ha testimoniato con la sua vita, no? Solo insieme. Quando lui diceva, forse non ricordo bene le parole, se uno fa qualcosa forse ce la faremo. E quello che sta facendo per Brancaccio non è che può cambiare Brancaccio, forse è un'induzione che non possiamo permetterci, diceva lui, ma se ognuno fa qualcosa possiamo fare tanto. Ecco che l'uso dei beni confiscati, la confisca dei beni, ci ha permesso in questi anni di stare insieme, insieme con i sindaci, insieme con quella brava politica, insieme con quei magistrati, con quelle forze di polizia, insieme con quelle scuole, con quegli studenti, con quegli insegnanti, insieme anche con quegli agricoltori, con quel mondo dell'economia che si è impegnato per dire no alle mafie, sì a un lavoro, a uno sviluppo, a una giustizia nel nostro paese. Ecco che questo volevo portarvi come esperienza di un lavoro che vede la presenza dei beni confiscati in tutta Italia, anche nel centro-nord Italia. La Lombardia è la quinta regione in Italia con il maggior numero di beni confiscati, beni immobili, ma è la terza in Italia, supera la Calabria, supera la Puglia, dopo Sicilia e Campania, per numero di aziende, di imprese tolte alle organizzazioni mafiose, la Lombardia. Così come Roma, come Libera noi siamo in un bene confiscato come sede nazionale, dove io lavoro con i miei colleghi, in un bene confiscato, una palazzina in via 4 novembre, a pochi passi da Piazza Venezia, dal Quirinale, una palazzina confiscata da Camorra. E anche qui in Toscana ci sono beni confiscati, non tanti, ma testimoniano la presenza anche qui, in questa regione, ve l'hanno detto, ve l'hanno ballato, di beni confiscati. E proprio domani io avrò un incontro a Siena, stiamo lavorando insieme con le istituzioni della Toscana, qui, regione, provincia, il comune di Siena, questo comune piccolo della provincia di Siena, Monteroni d'Arbia, perché in Toscana, a Monteroni d'Arbia, c'è la più grande azienda, la più grande per estensione, azienda agricola confiscata alla mafia. E poi un imprenditore vicino a quell'ambiente di Brancaccio, dei fratelli Graviano, Vincenzo Piazza, imprenditore di Palermo, gli hanno sequestrato, gli hanno tolto qui in Toscana una delle più grosse aziende agricole, 700 ettari di terra
l'azienda agricola Suvignano. E l'impegno che ci siamo presi è anche quello di restituirlo alla comunità della Toscana, di Siena, della regione toscana, per far diventare quell'azienda un'opportunità di lavoro, di impresa agricola in quella realtà, in quella ricca realtà. E quindi un impegno che ci siamo presi, anche perché noi vorremmo che la prossima estate quei campi di volontariato, di lavoro, di volontariato, che voi sapete, forse qualcuno di voi è andato anche in qualche cooperativa a fare un periodo durante l'estate, lì si possa dare ai giovani toscani la possibilità di fare anche campi durante l'estate qui in Toscana, in quell'azienda agricola di Suvignano, per mantenere alta la memoria di quelle vittime delle mafie, dei toscani che sono stati uccisi qui in questa terra dalla violenza mafiosa, ma soprattutto per riflettere sulla presenza delle varie forme di legalità in questa regione, ma soprattutto per dire che anche qui in Toscana, e come è stato dimostrato e sicuramente si dimostrerà sempre più anche verso la giornata della memoria dell'impegno qui a Firenze, che si lavora tanto nelle scuole, nelle associazioni, per tenere viva quella fiaccola della memoria, soprattutto quell'impegno contro le mafie e per la legalità del nostro paese. Grazie. Bene, grazie anche a Davide Pazzi. Ora la parola a Don. Allora, sapete, quando si va a fare gli interventi solitamente si comincia facendo grandi ringraziamenti a chi è invitato, a chi è organizzato, spesso rischia di essere soltanto un atto di cortesia. Consideratelo però quello che sto per fare adesso, cioè un ringraziamento, come una cosa veramente sincera, proprio perché sono uno, vede le facce nuove e, se mi permettete la captatio benevolenze, facce anche simpatiche e indicative. Poi perché insomma io sono al tavolo con degli amici, perché insomma di Davide ora poi vi dirò, io ho avuto l'onore di presentare il libro di Bianca Stancanelli a Firenze diversi anni fa e devo dire che non credo pensassimo allora che sarebbe stato un libro che avrebbe avuto una vita così lunga, quindi se ne compiace per il libro in quanto tale, per chi l'ha scritto, soprattutto per la figura di Don Pino Puglisi. Io aggiungo a quello che diceva Bianca un elemento che mi spetta di competenza, perché anch'io sono un prete, e perché sono discorsi che vanno fatti, anche se sono discorsi un po' sgradevoli, perché ricordate che Pino Puglisi fu ucciso anche perché rompeva un tradizionale rapporto, cioè quello fra mafia, in particolare Cosa Nostra, e istituzione ecclesiale, questo va detto. L'istituzione ecclesiale purtroppo cade in questa tentazione di sacralizzarsi, di sacralizzare i poteri di riferimento. Lungi da combattere gli aspetti negativi del potere e, se mi consentite, anche il potere in quanto tale, le chiese rischiano di mettersi a disposizione dei poteri, perché c'è da scambiarsi dei favori e perché poi il rischio grosso è che anche le dimensioni dello spirito diventano a loro volta, o rischiano di diventare, un potere. E sapete, purtroppo, poteri fra di loro, come diceva Paolo Borsellino, o si mettono d'accordo o si combattono. Non ci sono grosse alternative. La storia ci consegna questa lezione abbastanza severa. Guardate, le mafie hanno bisogno di sacralizzarsi. Hanno bisogno di sacralizzarsi, appunto, in passato, attraverso questo rapporto molto stretto con la Chiesa Cattolica. Noi sappiamo che ci sono fior di mafiosi che non soltanto professano, ma si reputano, che forse sono una cosa ancora più inquietante. Io posso dire, io sono cattolico. Il problema è se veramente io mi comprendo come cattolico, nonostante quello che fanno. Evidentemente perché non hanno, almeno fino a qualche anno fa, percepito da parte della Chiesa una reazione in tal senso. Tu sei mafioso, ma dici di essere cattolico. No, le due cose sono incompatibili, punto e basta. I poteri hanno bisogno di sacralizzarsi perché hanno bisogno di creare un consenso che poi in qualche modo li sostenta. Guardate, in questo paese c'è in qualche modo un mistero che aleggia, ma un mistero
relativo, ed è come mai una realtà minoritaria come le mafie, perché noi stiamo parlando di regioni in cui la mafia non è maggioritaria. Maggior parte dei calabresi, dei campani, dei siciliani non è assolutamente legata a logiche di ordine mafioso. Anzi, laddove le mafie hanno prosperato, ha preso forza anche la realtà contraria alla mafia. Noi abbiamo delle lezioni importantissime da questo punto di vista. Non è un caso se l'elenco che leggeremo il 16 marzo a Firenze è un elenco che per lo più è costituito da persone appunto della realtà territoriale della mafia, quindi persone che si sono poste là in quella realtà, e noi riusciamo a agire sul solco appunto di chi ha dato se stesso fino alla realtà della vita. Allora questo ci fa capire che evidentemente c'è un potere che si costruisce attraverso certe logiche. La Chiesa è stata in passato uno dei sostegni di questa logica, per cui insieme a tante altre realtà sociali le chiese garantivano lo status quo. Guardate, c'è una dimensione della mafia che è, se volete, la tutela di ciò che esiste, ma anche in qualche modo dell'ordine etico di ciò che esiste. Quindi la figura tradizionale del mafioso è anche la figura di una persona che tutela il benessere collettivo, la moralità collettiva. Se volete un esempio di questo, faccio riferimento a un film di qualche anno fa, ma che penso e spero che abbiate visto, perché cinematograficamente parlando è un capolavoro assoluto, Il Padrino di Francis Ford Coppola. Però è un film che ha fatto molto male per quanto riguarda la recezione dello spirito autentico delle mafie, perché all'inizio di questo film, tra l'altro bellissimo, c'è questa scena in cui il padrino riceve appunto le persone che vanno da lui presentandogli le loro necessità, e sono necessità per lo più legate al ristabilimento della giustizia. Ecco, su questo nel corso degli anni purtroppo il cinema ha contribuito, ci hanno detto delle cose clamorosamente false. Il mafioso che tutela la vedova, che tutela l'orfano, che in qualche modo garantisce appunto uno status di giustizia laddove lo Stato non è in condizione di garantirlo, questa è una grandissima menzogna, perché le mafie costruiscono un ordine di cui sono gli esclusivi beneficiari, e questo a scapito del bene comune. Capite bene che dare una definizione di mafia stasera sarebbe molto difficile, ci vorrebbe un sacco di tempo, non ho questo tempo, allora cerco di presentarvi una diciamo definizione molto succinta, però capite che mafia è un gruppo ristretto di persone che, secondo una dimensione di segretezza, ma anche non necessariamente, insomma, comunque in ogni caso costituendo una rete non palese, non evidente, svolge un'azione diretta, per lo più con l'uso di violenza, per tutelare il proprio privilegio economico, ma non solo. Allora, e questo a scapito del bene comune. Se in questa definizione io entro sulla definizione di violenza, definendola in un senso un po' più lato, bene, io trovo un sacco di sistemi che governano la contemporaneità. Allora sto per fare un'affermazione abbastanza forte, che 5-6 anni fa mi avrebbe provocato, forse non un auditorio come questo, ma un altro auditorio, una reazione abbastanza sostenuta. Ora un po' meno. Se io vi dico che questa è una definizione di mafia che però si attaglia bene ai sistemi economico-finanziari che governano questo mondo, per cui i sistemi economico-finanziari di questo mondo hanno un'essenza mafiosa, va bene? Io faccio un'affermazione che forse in altri contesti, lo dicesse un'assemblea di Confindustria, vi beccherei sicuramente una serie di fischi impressionanti. Ora, di fronte a un auditorio di un certo tipo che legge la cronaca con attenzione, vedo sempre più teste che fanno così, annuendo, movimento di nuca per dire sì, è vero, è inevitabilmente vero. Fra l'altro, apriamo una parentesi, queste sono tutte cose, signori, che vi riguardano personalmente. Quindi giochiamo anche un'altra carta molto sporca, cioè occupatevi di queste cose, perché questi signori si stanno già occupando di voi abbondantemente. Se non altro perché vi stanno costruendo un mondo in cui sarà sempre più difficile entrare, se uno ci vuole entrare,
secondo la dinamica dei propri valori, della propria onestà, della propria moralità, senza la volontà di mettersi in compromissione con poteri di un certo tipo, perché questo vuol dire che voi dovrete affrontare tutta una serie di passaggi ulteriori per il mondo dello studio, per il mondo del lavoro, in cui dovrete anche passare dei livelli, i famigerati concorsi, i famigerati colloqui, eccetera, eccetera, eccetera. Se ci entrate come privati cittadini senza nessun marchio di protezione, forse questo vi può costare, non riuscirà ad andare avanti. Se ci entrerete invece con dei marchi di protezione di ordine mafioso, massonico, partitico, non teso in un certo modo, eccetera, 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 vedete spalancarsi un sacco di cancelli. Ma questa cosa qui, non so a voi, ma a me non piace per niente, ma proprio per niente. E allora c'è una mafiosizzazione della società che noi dobbiamo con insistenza combattere. Guardate, il problema non è soltanto quello del controllo militare che le mafie esercitano in alcune regioni d'Italia, o la rete degli affari sempre più fitta e sempre più stretta che le mafie stanno appunto tessendo in altre regioni d'Italia o nella globalità del nostro sistema economico finanziario. Il problema è che si stanno mafiosizzando anche quei sistemi che non dovrebbero esserlo improntati a questa logica. E allora capite, quando Libera si pone il problema della legalità, si pone anche il problema di una certa idea di legalità. La legalità che è tessuta dei diritti e dei doveri. Una legalità che chiede per esempio la trasparenza. Una legalità che chiede per esempio che gli appalti vengano fatti con un certo criterio, i concorsi pubblici vengano fatti con un certo criterio, che non esistano più associazioni più o meno occulte, che si possa ricominciare a ragionare in termini di beni comuni e di beni comuni. Dove sapete, questi due passaggi legati al singolare e al plurale raccontano la prospettiva del futuro che sarà. O realmente riarriveremo a una gestione sociale dei beni comuni, oppure non ci sarà molta prospettiva di futuro, o noi arriviamo a ridefinire il bene comune, oppure questo paese continuerà a sprofondare in quel gorgo limaccioso e fangoso in cui sembra collocarsi adesso. Non credo che nessuno di voi sia particolarmente entusiasta della qualità sociopolitica della classe che governa questo paese. Io personalmente non lo sono per niente, anche perché, come diceva prima Davide, siamo assolutamente sicuri che buona parte di questa classe politica è profondamente collusa con il sistema mafioso, è essa stessa espressione del sistema mafioso. E anche questa è un'affermazione che qualche anno fa forse avrebbe provocato delle reazioni del tipo: ah, questo sta un po' esagerando. Adesso questa cosa qui noi la diamo addirittura per scontata. È un Parlamento di plurinquisiti, fra l'altro molti dei plurinquisiti che stanno in questo Parlamento lo sono per reati connessi alla prospettiva mafiosa di penetrazione nelle strutture socio-economiche di questo paese. Il che non vuol dire che si debba, per reazione, andarsene da una prospettiva politica, perché vi ricordo che il termine politica viene da una radice molto nobile, in questa scuola dovreste saperlo più che bene, perché la polis è la città-stato in cui si costruiscono delle azioni comuni che tendono davvero alla valorizzazione di ogni identità sociale. Quella dimensione per cui non si è semplicemente elementi di una collettività, ma si è persone. Persone vuol dire la capacità dell'interazione, persone vuol dire una realtà investita di diritti e quindi di doveri, perché c'è da affermare una dignità anche soltanto del singolo individuo. E io credo che la grande prospettiva che noi stiamo vivendo è una terribile difficoltà a conservare la nostra dignità personale. Io questa sera voglio ricordare, anche perché purtroppo la cronaca, a cui non ci possiamo esimere, ci rimanda alla storia di un uomo che è morto l'anno scorso, fra l'altro uno di tanti di cui noi ne sapevamo fino a un certo punto. Il mondo è pieno di donne e uomini che stanno facendo cose molto belle, purtroppo noi non lo sappiamo. Questo era uno poco più giovane di me, poco più vecchio di voi, che stava in un posto, in questi giorni lo capiamo bene, in cui nessuno vuole stare, cioè la striscia di Gaza.
E lì, oltre a fare opera umanitaria vera, perché voi su qualche giornalaccio troverete scritto che era un mezzo terrorista, non è assolutamente vero, si occupava di cooperazione internazionale. Ed era un bravissimo giornalista, tra le altre cose. Si chiamava Vittorio Arrigoni, va bene, ed era una persona splendida che appunto da Gaza raccontava come stavano andando le cose. Faceva un bellissimo mestiere, che adesso sta diventando un bruttissimo mestiere, perdonami, sono giornalista anch'io, me lo dico da solo, non c'è problemi, e riusciva a farlo bene perché grazie a Dio non aveva padroni. E lo faceva appunto in un contesto in cui nessuno lo voleva fare. Vittorio Arrigoni con insistenza ricordava, perché era il modo con cui chiudeva ognuno dei suoi articoli, restiamo umani, perché il problema secondo me è veramente conservare la nostra dignità di fondo, e questa questione con la dimensione delle mafie c'entra e come. In un altro linguaggio ancora più esplicito, o vi organizzate e provate a resistere a questo tipo di potere, oppure questo potere in qualche modo vi ingloberà e distruggerà la vostra dignità. Io spero che abbiate letto quel libro bellissimo di Italo Calvino, che è Le città invisibili. Le città invisibili si conclude su questo passaggio splendido per cui Marco Polo dice a Kublai Khan, dice, il rischio dell'inferno è consistente, perché tutto rischia di essere inferno in questo mondo. C'è un modo solo per far sì che l'inferno non si impadronisca di noi: saper riconoscere ciò che nell'inferno non è inferno, per dargli spazio e farlo durare, resistere in questa realtà di dignità personale. Guardate, non crediate che io sia uno di questi pessimisti che legge il mondo appunto in una dimensione totalmente negativa, però ne sto vedendo tante. Io mi sono mosso in ambiti sociali che mi hanno portato a conoscere la marginalità sociale, la dimensione dell'illegalità, l'impoverimento culturale, quindi ovviamente da quest'angolo visuale sono molto preoccupato. E se mi consentite una cosa che spero non definiate paternalismo, sono parecchio preoccupato per quelli che ci si affacciano ora in questo mondo. Io ho già 50 anni, delle cose belle me le sono già godute, se peggiora. Però per voi la questione è un po' diversa. Io vorrei che vi gustasse un pochino più di realtà, di libertà, di competenza, di conoscenza, perché sono tutte cose belle. Però so che detta a scuola è una cosa un po' drammatica, però guardate, conoscere è la realtà più significativa che noi possiamo sperimentare, la cosa più bella che noi possiamo vivere come persone, insieme all'amore, ovviamente. Però in questo mondo qui diventa sempre più difficile anche soltanto conoscere. Voi non avete un'idea di che cappa di falsificazione sta sulla dimensione dell'informazione, nella maniera più assoluta. Però su questo vorrei arrivare a un passaggio finale, perché prima di spiegarvi velocissimamente cos'è questo 21 marzo, che poi cadrà quest'anno per il gioco del calendario, il sabato precedente, il 16 marzo che vivremo a Firenze, io vorrei dirvi anche che a questo tavolo ci sono due esempi di che cosa significa reagire a questo livello di sistema. Allora, ora, Davide Pacchi l'avete visto in questa, lui è sempre molto pacato, poi l'occhialino, sono così, però guardate, quest'uomo è una macchina da guerra. Ora, io dico una cosa un po' truce, ma se io mi dovessi porre il problema di dare un colpo all'antimafia in Italia, lui sarebbe nei primi dieci nomi da eliminare, perché guardate, lui ha un livello di competenza su, non soltanto sui beni confiscati, ma su chi dirige le aziende, su chi organizza il lavoro, Per cui per noi è una specie di database vivente di competenza che è impressionante, insomma, no? Davide è un uomo così. E il discorso è proprio quello, diventare competente. Guardate, voi non vi potete permettere, noi non ci possiamo permettere di stare di fronte a questa società e a questi poteri che governano questa società senza sapere, senza livello di competenza. Non è un problema solo scolastico, quindi non è un problema soltanto dello studiare qui, però anche, e quindi aperta e chiusa parentesi, fate bene a chiedere una scuola più decente in cui si investano più soldi, a livello di investimento. Si fa sulla scuola in questo paese è vergognoso. Fatemi dire una cosa, io dico spesso, ma birillo svizzero, per non dire di peggio, possibile che noi spendiamo paccate di soldi per comprare questi schifosissimi F-35
e nessuno si mette all'idea di dire forse quei soldi li possiamo impiegare diversamente. Guarda, gli F-35 si farebbero un sacco di scuole, si rimetterebbero in sicurezza le scuole di questo paese che sono quasi tutte a rischio, e forse c'entrerebbe anche di investire molto meglio sulla sanità, dove ci stanno facendo dei tagli bestiali. Anche lì, aperta e chiusa parentesi, ora sembra un discorso ci incastri giusto, ma io sono abbastanza angosciato al pensiero che io sono governato della gente che non mette le mani sugli F-35, ma è del tutto disposta a tagliare i fondi per assistere i malati di sclerosi laterale amiotrofica, SLA. Perché capite bene, questa è una cosa che a me, per la cultura che ho, solidarista e diciamo fedele all'umanesimo più assoluto e totale, è una cosa che fa veramente schifo, che mi preoccupa sinceramente. Allora il livello di competenza, perché a questi signori bisogna spiegargli che le cose possono essere fatte in un modo diverso. Davide raccontava di come le cose si fanno in un modo diverso. E le alternative ci sono. Fra l'altro si tratta di mettere in movimento questa realtà. Voi per esempio siete un patrimonio per questo paese, ma questo paese non ha poi molta voglia di investire su di voi, e allora voi ve ne dovete fregare, dovete investire su voi stessi e dovete riprendervi anche in mano tutta questa realtà e tutta questa situazione che avete davanti. Buon lavoro, non lo potete fare da soli, cercate di aiuta, però insomma tenete presente, tocca a voi. Il Talmud dice: non c'è il peggior destino di essere un ebreo stupido. Se sei parte di una minoranza non ti puoi permettere di essere stupido. Allora, scusate la brutalità, non vi potete più permettere di essere stupidi, non dico che lo siete, però il mondo circostanze sta cercando con molta precisione, con molta forza, di rendervi stupidi. Allora, primo livello, reagite a tutto questo, diventate competenti e andate, non dico dove, a questi signori che vi vorrebbero invece uniformati e riallineati. E qui arrivo al secondo livello, perché poi quello che si acquisisce per competenza va messo in rete, e qui siamo alla dimensione di formazione. Allora, fate a Bianca una domanda: di che cosa era L'Ora di Palermo quando ci lavorava? Era un giornale bellissimo, che non esiste più, non a caso, era un giornale che faceva un'informazione bellissima. Un'informazione che purtroppo forse non è più possibile fare, perché in Italia, udite udite, sta scomparendo il giornalismo d'inchiesta. Perché? Perché se io scrivo e sono magari un precario come era Giancarlo Siani, ammazzato dalla camorra a 26 anni perché era bravo, però il Mattino di Napoli non gli fece un cencio di contratto e lo sfruttava da precario, va bene? Se io mi permetto di scrivere qualche cosa contro un potente, quello mi querela e mi rovina la vita. Se io lavoro in un grande giornale, c'è un grande ufficio legale, mi posso permettere di scrivere quasi qualsiasi cosa. Però, sapete, anche queste sono le cronache di oggi, l'informazione è sotto attacco. Non è un caso se a Gaza si bombarda la torre delle televisioni, cioè, perché una volta che te accedi l'informazione, elimini un problema. Guardate, io potrei, con 5 quotidiani davanti, fare un'analisi precisa di chi è che vuole farci sapere delle cose, sì o no, e con quale intento. E non perché io sia un genio di giornalismo, tutt'altro, ma perché è terribilmente facile. E allora, davvero, questa dimensione dell'informazione. E siccome l'informazione che abbiamo a disposizione è quello che è, bisogna creare delle reti alternative. E anche qui tocca a voi. Quindi createvi le vostre reti di conoscenza, createvi le vostre reti alternative di diffusione. Creiamoci delle reti, appunto, che siano a questo punto nella qualità dell'interazione. Pensate che un grande teorico della comunicazione di massa, quello che ha scritto Galassia Gutenberg, ora poi mi verrà anche il nome, diceva già all'inizio degli anni 50 la televisione è un mezzo scadente. Era nata da poco, ma già lui la poteva definire questo. Perché? Perché non è interattiva, perché l'informazione va in un senso solo. Ecco, signori, quei mezzi lì a noi a questo punto non ci interessano più. Se non c'è interazione, un mezzo di informazione non ci serve. Bisogna arrivare a un'altra qualità. E allora, da questo punto di vista, buon lavoro. 15-16 marzo faremo questo convenire. Luigi Ciotti lo definisce giustamente un abbraccio collettivo
ai familiari delle vittime di mafia, perché bisogna dirgli che c'è una logica per cui quello che hanno passato non è inutile, perché quantomeno qualcuno si ricorda. Avete, credo, letto sui giornali quello che è successo a Napoli. Questo ragazzo non è morto per caso, perché, come succede spesso, molto spesso, l'hanno ammazzato. Andava a trovare la fidanzata, sta già a carcetto, andava a trovare la fidanzata, l'hanno ammazzato perché l'hanno scambiato per un altro. La sua fidanzata ha detto una cosa bellissima, noi siamo di più. Allora, noi in questo momento siamo ostaggi da dei poteri minoritari. Allora bisogna riprendere il senso della nostra maggiorità e soprattutto della qualità che può segnare il nostro essere maggioranza. Le maggioranze possono essere una cosa molto pericolosa. Di sicuro le minoranze pericolose si muovono perché le maggioranze non sono più capaci di reagire. Io vi ricordo che Adolf Hitler non andò al potere con un colpo di Stato. Adolf Hitler vinse delle elezioni. E quello deve essere un esempio che ci resta in testa e ci impedisce, per esempio, di vaccinarci da questa idea per cui me ne frego della politica, non vado a votare. Fate quello che vi pare l'anno prossimo, per l'amor di Dio. Non sto qui a farvi sermoni io, perché li faccio in un altro contesto, sermoni, però insomma, riprovate a riflettere su questo. In ogni caso, dove non possono votare va molto peggio, vi garantisco. Io ne ho visti diversi di questi paesi, dove non si può votare comunque è peggio. E poi, come dice un famoso economista americano, finché io posso scegliere, andando a votare, fra merda calda e merda fredda, cioè l'unica cosa che posso scegliere è la temperatura della cacca, io vado a votare. Io sono di quella scuola lì, forse è una scuola vecchia, pazienza, ma appunto mi ricordo di che cosa significa. Io, guardate, io ho avuto la fortuna di andare in Sudafrica nel 99 e mi ricordo bene, perché poi me l'hanno raccontato, che era successo 5 anni prima, cioè la prima volta che in Sudafrica c'è stato il suffragio universale. La gente che andava a votare piangeva una vita tagliata dicendo oggi finalmente sono una persona. Ecco lì io mi sono vaccinato dall'idea che andare a votare non ha senso. Parere personale, poi voi pensate a cosa vi pare. Finisco solo su un pensiero che mi serve per questo discorso del 21 marzo. Io sto rileggendo un libro importante, non abbiate mai l'impressione di conoscerlo se non l'avete letto, perché se non l'avete letto potrà passare per buona quella che è l'idea solita su questo libro, cioè che sia la storia di uno pazzo scatenato che si illude di fronte alla realtà, tant'è vero che continua a combatterla senza nessuna prospettiva di successo, perché è appunto il pazzo scatenato. Forse avete capito che sto parlando di Don Chisciotte. Don Chisciotte è un libro importante invece perché questo signore si rende conto a un certo punto che quando la realtà mette in discussione la tua dignità di persona, è il caso di provare a cambiare la realtà, costi quello che costi. Non mi importa nulla se io perdo contro certi poteri, ma se certi poteri hanno il potere di distruggere la mia dignità, io non posso stare fermo. E in questo libro io a un certo punto l'ho trovato un passaggio in cui si capisce perché Don Chisciotte riesce a fare questa cosa, perché a un certo punto lui dice: l'amore non è mai sprecato. Ora, voi avete un'età in cui forse questa idea non vi serve più di tanto. Allora, come dicono a Napoli, astipatevela in un cassetto. Perché vi farà comodo? Perché arriva un'età in cui uno se lo chiede se l'amore che mette con le persone, con le cose, con i propri amici, familiari, quelli che volete voi, sia sprecato. Di certo, questa gente può dire: a me mi vanno ammazzati, dove finisce questo amore che io ho per loro, se mi è stato impedito di viverlo, è un amore sprecato? Allora capite che questa idea può essere veramente il collante di un modo nuovo di intendere la propria vita e la società, cioè che l'amore non è mai sprecato. Poi comunque, appunto, mettetela da parte, se ci rivediamo fra una decina d'anni mi dite che cosa ne tirate fuori da questa idea e soprattutto se questa idea le può servire oppure no. Io personalmente vi dico che arrivato a 50 anni a me questa idea mi serve come, mi serve come. Per cui io per certi aspetti posso continuare a inanellare una serie impressionante di sconfitte, non me ne importa niente. Fintanto io sono convinto di combattere per delle cose giuste,
Bene, non mi importa nulla di perdere, lo dico senza mezzi termini. Contrariamente a come vi stanno educando, per cui si combatte solo se si è sicuri di vincere. Per piacere, lasciate la parte, cosa fare questa mentalità? La questione è un'altra, va bene? In una maniera più assoluta. Imparate invece a identificare quello che è prezioso e importante per voi e per gli altri, sia un patrimonio comune, e lì buttateci la testa con tutta la forza e il coraggio che avete.